Visita guidata, confronto a più voci e pranzo solidale. Siamo qui ad Alvignano presso il rifugio Pecorella. La realtà è che non nasce per obiettivi di finalità economica, nel senso che la partenza è tutto dovuto alla passione di mio genero e mia figlia per gli animali, cioè al legame e alla forte volontà che avevano loro di salvare gli animali a qualunque costo, senza avere pretese o vendetta di salvarli tutti. All'amico del Musella che assieme alla famiglia avuto il coraggio di osare, coraggio di osare che è tipico delle persone intelligenti. Una bella giornata qui al rifugio Pecorella di Alvignano, sicuramente un modo per ricominciare, diciamo, un rapporto di collaborazione. Importante anche l'apporto e il contributo delle istituzioni ma anche delle associazioni di realtà come questa. Assolutamente sì, questa, come ho avuto modo di definire prima, è una buona pratica che deve essere esportata ma soprattutto deve essere riconosciuta da tutto il territorio matesino, perché può essere anche foriera di attività similari ma soprattutto può far sì che l'animale, in questo caso la fauna, venga messa al centro di una tutela che spesso purtroppo non avviene. Un'impressione di questa mattinata, abbiamo fatto una visita guidata, un confronto a più voci e adesso seguirà un pranzo. Cosa ha provato, come è andata questa mattinata? È stata sicuramente un'esperienza molto bella, devo dire la verità, perché ci si sente veramente in maniera serena, si può dire, all'aria aperta con la natura che c'è, ma soprattutto con la possibilità anche di apprezzare una cucina vegetariana che in questi luoghi sembrerebbe quasi un ossimoro. E invece secondo me è ancora più coerente rispetto a quando si mangia diversamente da questo. Quindi devo dire la verità, è stata una cosa molto molto positiva e mi auguro, ripeto, che possano nascere anche in altre sedi, in altri territori del parco. Una cosa importante, mi auguro che poi ci si lavori anche per far sì che ci sia un riconoscimento legislativo a strutture come questa, nel senso che è importante dargli quella giusta connotazione anche economica e giuridica che non guasterebbe. Una bella giornata qui al rifugio Pecorella di Alvignano che si sposa con la missione del WWF, che è quella di costruire un futuro in cui gli uomini possano vivere in armonia con la natura. Sì, infatti è quella la nostra missione, in quanto fare ambientalismo senza poi una concretizzazione dal punto di vista imprenditoriale significherebbe parlarsi addosso. Invece in questo modo si ha la possibilità di vedere in maniera concreta quella che è la nostra filosofia, quella della coltivazione, della ristorazione, direi dato il contesto a centimetri zero, l'abbattimento dell'utilizzo dei pesticidi e poi nello stesso tempo il rispetto degli animali, perché oggi diventare vegetariani
vegetariano è quasi una necessità, oltre che un momento culturale, di una vocazione appunto culturale. Questa è una fattoria didattica, si è parlato anche di educazione all'ambiente. Sì, è una storia che noi del WWF abbiamo, in un percorso che abbiamo intrapreso già dai primi passi del WWF, perché se si vuole diciamo investire per il futuro bisogna educare gli uomini e quindi le nuove generazioni. Quando ho cominciato a fare attività di volontariato nel WWF ci diceva, c'era uno slogan molto forte che diceva che noi non abbiamo ereditato la terra ma l'abbiamo presa in prestito per le generazioni future. Allora è passato qualche anno, le emergenze sono aumentate e quindi il futuro non è una cosa a di là da venire ma è adesso, quindi tutti quanti abbiamo il dovere di lavorare adesso per ridurre l'impatto ambientale e l'impronta ecologica. Pranzo solidale qui al Rifugio Pecorella di Alvignano, un pranzo che servirà per raccogliere fondi per l'associazione Serafino e i suoi amici. Anzitutto l'associazione quando è nata e perché? Allora, la nostra associazione è nata da poco, è nato tutto perché da un'esigenza particolare. Noi dovevamo registrare gli animali che erano qui per tenerli a norma e abbiamo avuto il problema di come registrarli, perché purtroppo ahimè non esiste per l'ASL o comunque per la pubblica amministrazione la possibilità di riconoscere animali da reddito, quindi capre, pecore, come animali da compagnia. E quindi infatti molti dei nostri animali sono animali da reddito, animali da allevamento, quindi è un allevamento da carne. E l'idea di fare l'associazione era un po' per raccogliere fondi, perché tanti animali abbiamo e quindi insomma i soldi non bastano mai, e anche per avere la possibilità di diciamo registrarli in capo all'associazione e quindi non doverli dichiarare da allevamento da carne. Roberta, questo è uno degli eventi che fa parte di una serie di una programmazione insomma abbastanza intensa che avete allestito, quindi è soltanto uno dei tanti eventi che avete organizzato. È andata bene, c'è stato un bel confronto, una visita guidata, la visita guidata è stata seguita da questo confronto che ha fatto nascere anche delle sinergie e delle idee. Sì, moltissimo, è stato bello avere sia il presidente del Matese che insomma con tanti progetti potremo collaborare ed è stato veramente interessante, anche con il presidente del WWF Caserta, che è una persona davvero squisita e bacia molto la nostra teoria e il nostro modo di fare, quindi sicuramente da questo incontro nasceranno tanti altri e tante iniziative piacevoli. È stata una bellissima mattinata e anche il confronto e il dibattito con il presidente del Parco Regionale del Matese e anche con il presidente del WWF. Il confronto è stato anticipato da una visita guidata, quindi abbiamo visto gli animali e quindi abbiamo trascorso una bella mattinata qui al rifugio. Salvatore, anche una grande soddisfazione per te che ti prendi cura in prima persona di questi animali. Assolutamente, è bello per me mostrare gli animali che ci prendiamo cura, che curiamo, che salviamo da situazioni di maltrattamento e di malessere. Per me è una grossa soddisfazione. Un'occasione per conoscere questa struttura, per gustare i piatti prelibati dello chef Mariano Liccardi e anche per stringere delle sinergie, delle collaborazioni con le associazioni e le istituzioni del posto. Cosa stavi cucinando poco fa? Cosa? Quello che e quindi che cosa assaggeremo e gusteremo? Delle bruschette con pomodorini, i nostri pomodorini e datterini e melanzane fatte in casa. Una lasagna con ragù di lenticchie e formaggio. Una seconda base di crocchette e funghi e fagiolini saltati in padella con pesto di basilico e una panna cotta interamente vegana con una salsina di frutta e un po' di croccante. Ovviamente un menù appositamente pensato per questo pranzo solidale, anche perché sì, tenete certo conto dei frutti dell'orto, no? Certo, questo viene tutti i fine settimana, tutti gli eventi, approfittiamo tantissimo dei frutti che la natura ci dà. We'll be right back.
Natura, benessere e cultura. Si chiude qui questo speciale dedicato al rifugio Pecorella di Alvignano. Ovviamente se vi è piaciuto il nostro redazionale potete mettere il mi piace al video e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Arrivederci, alla prossima.